Ciao a tutti, benvenuti nel fine settimana. Hai un piano per questo? È forse una giornata interessante da trascorrere con la tua famiglia e i tuoi cari. Dopo una settimana difficile, rilassarsi e passeggiare non è una cattiva scelta. Oggi è domenica 24 ottobre 2021. Che presagi hai oggi? Scopriamolo insieme per sapere. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Acquario. Scocciatura sotto il sole. Il sole a fine ottobre? Sì, se lo si intende in senso astrologico, proprio l'astro del giorno che nel pomeriggio passa in Scorpione, con un raggio impietoso, sospeso sopra di voi, in grado di illuminarvi da testa a piedi. Sembra di essere sotto il macchinario dei raggi X, scandagliati in ogni angolo del corpo, ma soprattutto della mente e dell'anima. Vietato raccontare frottole, anche se la luna in gemelli, segno d'aria intrigono al vostro, è specialista nel settore, soprattutto quelle piacevoli bugie amorose, quei ti amo detti con leggerezza e senza impegno. Panzane bambinesche che raccontate agli altri ma soprattutto a voi stessi, per il piacere di stupire, divertire, mostrandovi per l'ennesima volta diversi, controcorrente. Il caos, la confusione e l'indecisione governa ora la vostra vita e le vostre cose. Insicurezze da cui sarà difficile liberarsi. Crisi evidente in atto che sta per nascere, affievolimento di forze ed energie utili per il superamento di evidenti crisi. Si addensano nubi sulle coppie, tormenti di gelosia, dubbi, incertezze, incapacità ad amare. I single possono attraversare crisi profonde e consistenti durante le quali tenderanno ad isolarsi. Attenzione a non fare tardi a qualche appuntamento importante. Accettate qualche invito particolare e galante, ma curate di essere puntuali. Fate una riflessione utile, con tanta forza e buona volontà il vostro progetto di vita potrebbe finalmente prendere vita. Una ragione in più per troncare i vecchi legami con il passato che vi tarpano le ali. Non distraetevi soprattutto quando guidate, oggi la prudenza deve essere più del solito. Ottimo inizio di giornata, vi sentirete esuberanti e carichi di energia. Solo in serata sentirete lievemente affaticati ma in fondo trascorrere giornate positive come oggi non capita sempre. Per alcuni di voi è sconsigliabile uscire per shopping, ci saranno delle spese impreviste e quindi meglio risparmiare in vista di queste. Abbiate bene in mente quello che dovrete fare oggi, dovete mostrarvi più sicuri di voi stessi e con le idee chiare. Non siate pigri. Non lasciatevi coinvolgere da dubbi sulla vostra salute, se necessario consultate un buon e preparato medico che vi dissolverà ogni dubbio. La parola d'ordine è compromesso. Cercate di non accendere gli animi e trovate un punto d'accordo con il partner. Oggi avete ottime possibilità di risolvere una vecchia questione che ormai vi sta pesando oltre misura. Dovrete però mettercela tutto e capire a volere le opportunità per farlo. Ottimo periodo per instaurare buone relazioni con persone importanti, capi, datori di lavoro, eccetera, perché possono offrirvi occasioni insperate. Anche nella vostra vita privata è tempo di cambiamenti creativi. Se vi capiterà di parlare in pubblico, riscuoterete molto successo. Soprattutto con le persone che vi hanno un po' sottovalutato ultimamente. È certamente importante nella vostra vita sapere di poter contare su determinati sentimenti che non vi abbandoneranno. In questa giornata, potreste ritrovare la serenità perduta, in un rapporto, con una persona a voi vicina, che potrà essere il partner o semplicemente un amico con il quale avevate avuto una discussione. I transiti planetari vi sorridono facendo risplendere le vostre qualità migliori, come la vena ironica, il gusto per la vita mondana. La disponibilità a iniziative filantropiche. Marte nella bilancia è l'artefice di una vera e propria rinascita e incoraggia la tendenza, in voi spiccata, a imboccare strade nuove o addirittura rivoluzionarie. Giove promette quest'oggi il sostegno dei vostri cari, amici e conviventi, nei progetti da voi intrapresi. C'è anche un tono vitale alto, vi fa tuffare in interessi che temprano il fisico con un atteggiamento insieme giocoso e avventuroso. Marte vi fa sentire invincibili adesso, specie se siete nati nella terza decade, ma, voi, comunque, moderate gli eccessi. Chi è single può fare nuovi incontri, le stelle vi favoriscono. Sul lavoro c'è una certa confusione, datevi delle priorità e cercate di procedere con ordine.
Non potete pensare di fare tutto da soli, è importante anche saper delegare. Che gioia venire fuori da questi ultimi giorni ripetitivi e abitudinari. Oggi hai l'intenzione di fissare degli obiettivi più elevati. Ti focalizzerai totalmente sul nocciolo della questione, quasi a diventarne cieco. La tua sincerità strabordante potrebbe mettere a disagio alcune persone vicine. Bella la luna d'aria in trigono che oggi vi parla di svaghi, di viaggi, di gite con i vostri ragazzi in città d'arte o in piccoli borghi, scelti tra i più belli d'Italia, dove fare scorpacciate di cultura, bellezza e magari anche di qualche tipicità locale. Peccato che il sole, passato oggi stesso dalla Bilancia allo Scorpione, si faccia più esigente e meno tollerante nei vostri confronti. Se fate uno sgarro subito dallo zenith, al culmine del cielo, lo metterà in luce facendovene vergognare. Scontro come sempre, più di sempre, col potere, i cui diktat non vi vanno a genio. Se ci sono manifestazioni di protesta sarete là, per voi dell'acquario la libertà è sacra. Amore ed Eros, pappa e ciccia col partner, i figli, gli amici, un po' meno con genitori e suoceri, ma tutto sommato anche su questo fronte, dopo l'urlata e le solite battute micidiali, tutto rientra nei ranghi. Finché Giove transita nel segno emerge il lato buono del vostro carattere, quello più selettivo e cattivello verrà fuori l'anno prossimo. Avrete addosso una calamita che attirerà le persone verso di voi. Dovrete soltanto scegliere. Conquistare per voi non è mai stato così facile, quindi approfittate, se siete single, altrimenti andateci piano. Si scaldano i vostri cuori nelle vicinanze della prima frescura autunnale. Intensità delle emozioni e complicità erotica con la persona amata sono a portata di mano, come voluto sia dalla Luna, gemelli benefica per il vostro segno, che da Marte, entrambi in felice aspetto e specie se siete nati nella terza e seconda decade. Lavoro e denaro, se siete il capo o avete funzioni direttive oggi vi tocca correre in azienda a causa di un SOS che reclama soltanto voi. Peccato, con tutte le attività piacevoli e divertenti che avevate in programma. Ma duttili e veloci come siete con un colpo di genio e uno di coda riuscirete a risolvere brillantemente il problema e poi a dedicarvi ai vostri interessi e piaceri. La gita, la mostra, la conferenza, il film e perché no, ora che le discoteche hanno riaperto i battenti, anche una serata scatenata di ballo. Scaricherete gli intoppi energetici e conoscerete facce nuove. È tempo di svolta sul lavoro. E il successo sarà frutto di costanza e metodo. Non è la giornata giusta per sperimentare, però, le procedure canoniche si riveleranno molto efficaci. Non sempre l'innovazione porta effettivi risultati. Il cielo vi favorisce nel gestire alla perfezione i tempi di lavoro, senza fatica e nel migliore dei modi possibili, specie se festeggiate il vostro compleanno in febbraio. Concludete, infine, questa giornata mostrando all'attivo risultati di tutto rispetto. Benessere, occhi stanchi e ormoni svarionati, piccoli fastidi che riuscite tranquillamente a tacitare. Quando c'è qualcosa da fare che vi intriga i malanni fisici e interiori passano in secondo piano e non ci fate più nemmeno caso finché non tornano a presentarsi con più forza, quasi urlandovi i vostri errori. In ogni caso al momento, a parte l'abuso di tecnologia, non avete tanti peccati sulla coscienza, vi nutrite bene, seguite uno stile di vita movimentato ma non esagerato e non fate le ore piccole come all'università. Insomma, anche per voi ribelli un filo di regolarità è entrato con diritto nell'esistenza aiutandovi a star bene. L'attenzione che dai al tuo corpo produrrà risultati sia interni che esterni. I risultati esteriori non ti preoccupano molto. Anche se i commenti positivi che raccogli aumenteranno sicuramente la tua autostima. In genere cerchi un'armonia interiore che migliori il tuo benessere. Per lei, uccidi il tuo maestro, sii tu stesso il tuo guru, sentenzia una massima zen. Ma voi preferite sentirvi ancora ragazzine e avere qualcosa da imparare. Sapere è così bello e intrigante. Per lui, novità disarmante su un sentimento che non volevate vedere e tanto meno ammettere. Invece vi tocca, ormai è un segreto di Pulcinella. Colore delle emozioni, giallo crema. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 8. Finanze, 6.
benessere. 7. Grazie per aver guardato i miei video. Ci vediamo nei prossimi video.